Mister, quando in una settimana si raggiungono due traguardi come i 50 anni e la quarta promozione in Serie A, si ha già la volontà di guardare oltre, di guardare al prossimo traguardo, perché lei non si accontenta mai? Sempre, questo è il nostro, è nel nostro lavoro, nella nostra indole, nella nostra mentalità. Deve essere così nella vita, nello sport e nel lavoro. Guai a guardare indietro, guai a pensare a quello che si è fatto. Bisogna sempre guardare in avanti, raggiungere nuovi obiettivi, nuovi traguardi per regalare soddisfazioni, soprattutto noi che facciamo questo lavoro ai nostri sostenitori e a chi ci è vicino. Non mi ha regalato mai niente nessuno, tutte le cose che ho avuto le ho conquistate con il lavoro, con la serietà, con l'onestà, con la fatica, e quindi come è giusto che sia. Non mi guardo mai indietro, guardo sempre a quello che deve essere il nuovo obiettivo, il nuovo traguardo da raggiungere, perché nella vita ci sono momenti difficili, momenti brutti, ma vanno affrontati, vanno superati con determinazione, volontà e coraggio. Il suo ricordo più bello del Palermo dei Picciotti di Ignazio Ercolè? Beh, un'avventura che è iniziata senza grandi proclami e poi ha avuto un epilogo molto importante, perché con dei ragazzi giovani e qualche giocatore esperto siamo riusciti a fare un'annata importante e a giocarci, insomma, un campionato facendo delle grandi cose. Poi non è arrivata la promozione, ma comunque rimane una stagione positiva. Se le dico Antonella, Iari, Samuel e Kevin, qual è il suo primo pensiero? La mia famiglia, e quindi sicuramente è quello per cui tutta la vita uno è andato a onorare quelli che sono i valori dello sport, i valori della vita, con serietà, onestà, e questi principi non si transige, quindi sono dei cavalli di battaglia e devono esserlo per la famiglia e per tutti in ogni ambito lavorativo. Non è facile, io porto a casa il lavoro sempre e comunque, quindi vivo la mia professione 24 ore su 24, quindi sono fatto così, ma non potrei essere altrimenti, anche perché curo tutti i particolari, tutte le situazioni che possono verificarsi, guardo già lontano, in questo senso è chiaro che chi ti è vicino deve anche saper capire e anche sopportare, tra virgolette. Che persona è lontano dai riflettori, Presidente? Ma una grande persona, un grande uomo, molto generoso, una persona che magari all'apparenza può sembrare burbero, magari irruento, ma uno che fa parte da nulla e si crea aziende molto importanti, crea impresa a livello internazionale, qualsiasi cosa tocca la rende oro, e quindi sia nell'attività lavorativa che nello sport e nel calcio, qualsiasi cosa l'ha fatta sempre per vincere. Tre aggettivi per il gruppo che ha conquistato questa promozione. Ma è un gruppo sicuramente fantastico sotto tutti gli aspetti. Noi siamo arrivati a fine settembre, abbiamo trovato sicuramente un ambiente, un gruppo depresso, vuoi per la retrocessione, vuoi per una ripartenza, forse, anzi sicuramente non secondo le aspettative. I ragazzi molto giù, è chiaro che bisognava andare a lavorare su diversi aspetti, sotto l'aspetto tattico, e trovando un'organizzazione di gioco che potesse essere equilibrata, consona, efficace e che desse certezze a questo gruppo squadra e che potesse essere anche adeguata alle caratteristiche per la maggior parte dei giocatori che erano in questa rosa. Nello stesso tempo bisognava andare a lavorare anche sull'aspetto psicologico. C'era stata da parte loro grande attaccamento nei confronti e partecipazione, disponibilità nei confronti mio e del mio staff. E in questo senso devo ringraziarli, perché hanno capito che solo attraverso il lavoro duro, il sacrificio, la compattezza, l'unità di intenti da parte di tutti, concedendo qualcosa di personale per il compagno e per gli altri, si poteva raggiungere un traguardo ambizioso e importante. Due come Lafferty e Troianiello li aveva trovati mai? No, me ne sono capitati tanti, ma sicuramente sono due ragazzi comunque sia straordinari, perché all'interno dello spogliatoio creano anche quel saper convivere in un gruppo di lavoro che
deve esserci. Per Lafferty 20 giri di campo dopo il lancio del cappellino di sabato sera? Ma sicuramente non giocherà più da qui alla fine, come minimo. A proposito del cappellino, mister, molti dicono che sia un vezzo portafortuna, invece lei lo trova un utile strumento di lavoro, possiamo dire così? Beh sì, diciamo, tanti dicono così, un po' quello, sì. Ma al di là di questo, avendo un problema agli occhi di pigmento, è chiaro che la visiera mi aiuta a non far arrivare troppa luce agli occhi e quindi di conseguenza mi consente di tenerli un po' più aperti per poter vedere meglio. Due parole per due personaggi che lavorano con lei da tanti anni dietro le quinte, ovvero Giuseppe Carillo e Fabrizio Tafani. Beh, stiamo parlando del mio staff, lo staff che, con il quale abbiamo raggiunto e ci siamo tolti soddisfazioni, con il quale c'è empatia, c'è veduta calcistica, c'è consapevolezza che lavorando tutti in una certa maniera, in una certa direzione, secondo le proprie competenze, si possono andare ad ottenere dei risultati importanti. Come vorrebbe essere ricordato dagli appassionati in generale di calcio, ma soprattutto dai tifosi del Palermo? Oltre che un professionista che cerca di fare il suo lavoro con grande onestà, serietà e professionalità, e mi auguro competenza, soprattutto anche come un uomo che porta sempre i valori e i colori del proprio club sempre al massimo per ottenere i più grandi successi e le più grandi soddisfazioni per i propri tifosi e la propria società. Il calcio è ovviamente una passione oltre che un lavoro, lo è stato fin da bambino e in questo senso mi piace vivere questa professione nel modo giusto. L'ho sempre affrontata con l'entusiasmo, con la voglia di voler andare a determinare felicità negli altri e quindi questo penso che sia stato sempre un mio cavallo di battaglia. I tifosi rosanero sabato l'hanno acclamata lungamente, a loro cosa vuole dire? Sono felice per loro perché dopo un'annata sofferta, dopo un'annata con delle problematiche, delle incertezze, delle paure, delle insoddisfazioni. Siamo riusciti attraverso il lavoro serio a riportare entusiasmo, a riportare felicità e gioia nei loro cuori e a far risventolare ancora le bandiere in aria. Quella è la gioia più bella quando siamo arrivati allo stadio, lo sventolio delle mille bandiere al vento che parlano rosanero. We'll be right back.